Bentornati a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come rimuovere la vecchia versione di Windows. Quindi, visto che adesso abbiamo installato Windows 11, è ora di rimuovere definitivamente il vecchio sistema operativo. Allora, ho scoperto che la cartella che sta prendendo in possesso il mio SSD pesa più o meno 30 giga, quindi che me ne faccio di una cartella di 30 giga su un SSD? Quindi ho fatto una ricerca online e ho visto che la cartella Windows.8 possiamo eliminarla. Ok, ci sono persone che possono eliminarla e altre invece che se la tengono perché dicono no vabbè Windows 11 è troppo pesante per me, quindi voglio ritornare alla vecchia versione. Ritornate alla vecchia versione, io non vi dico niente, fatelo. E niente, io invece voglio rimanere con Windows 11 perché mi trovo benissimo, va fluidissimo, va velocissimo, quindi niente. Io adesso vado sulla cartella, questo PC, sul mio SSD, Windows.8, ok? E premo cancella. Sì, continua, elimina questi 20... Ok, non possiamo rimuovere questa cartella. Va bene, non c'è nessun problema. Tanto io adesso vado un attimo a richiedere questa autorizzazione e ritorniamo qui ad eliminarla, ok? Bene, adesso vi faccio anche vedere come eliminare la cartella Windows.8. Questo è il primo passaggio che bisogna fare. Se non dovesse funzionare, allora facciamo in un altro modo. Ok ragazzi, allora per rimuovere questa cartella bisogna andare su Start, cliccare sul proprio account, modifica impostazioni account, e visto che noi siamo amministratore e se qui sotto c'è scritto verifica il tuo account, dovete accedere con il vostro account Microsoft e inserire la vostra password e il codice per verificare l'account, ok? Bene. Ok, allora andiamo sul disco, mettiamo proprietà, pulizia disco e come potete vedere qui sono tutti i file da eliminare. Però in basso a sinistra c'è una pulizia del sistema. Quindi cosa significa? Una volta cliccati sulla pulizia del sistema bisogna aspettare, quindi attendere che esca quell'altra schedina e abbiamo finito. Ok, ci siamo. Ecco, questa è la schedina del caricamento, quindi bisogna solamente attendere che finisca e poi esce un'altra scheda dove possiamo così eliminare definitivamente la cartella Windows.8. Ok ragazzi, allora sono andato sulla pulizia del disco e ci ho cliccato sopra, quindi dov'è impostazioni? Sulla cartella, questo PC, proprietà, pulizia, disco, eccoci. E qui sotto c'è scritto vai sul sistema della pulizia del disco, ok. E mi è uscito questo, ok, adesso ci clicco sopra e premo ok. Sì. Forza, forza. Ma chi se ne frega, sì. Bene ragazzi, dobbiamo festeggiare. Sto per aprire lo champagne e elimino così 27 giga dal mio SSD. Bene ragazzi, siamo riusciti ad eliminare la cartella Windows.8, da 80 siamo arrivati a 106 giga, bene, bene. Abbiamo eliminato quella cartella dannata, ecco come potete vedere non esiste più, quindi non si torna più indietro, si rimane così con il nuovo sistema operativo Windows 11. Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi. Allora, il metodo è semplice, quindi basta andare sulla proprietà del disco e pulizia disco e lo cancellate, ok? Bene, come vi ho detto,
Sì, andate su pulizia disco. Ok, poi esce pulizia file di sistema. Voi ci cliccate sopra, poi aspettate e poi uscirà di nuovo questa schedina dove ci sarà anche Windows.8. Ok? Bene, e eliminate la cartella. E avete fatto. Quindi grazie a tutti, lascia like al video, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Quindi ciao!